Ciao a tutti ragazzi, oggi in che vanilla siamo? In che vanilla siamo? Nella vanilla dei polli. La vanilla dove ho fatto la mia prima fara di porco senza tu. Addio piume. Questa qui è la mia vanilla. Se non vi ricordate l'altra volta che ho fatto il video con Marco, avevamo fatto un passaggio segreto per arrivare nel mio super passaggio segreto, una cosa un po' strana, però vabbè, oggi vi insegnerò come fare, cioè oggi sono in avventura, quindi niente posso spaccare. Uffi, perché hanno voluto fare che in avventura non si può spaccare e quando vai qui muori istantaneamente? Guardate, ecco una cosa che ho fatto in un video, se ve la siete persi andatevela a vedere perché è veramente bella. Sempre in quel video dove ho fatto tutto quello che Marco. Ora andiamo un attimo in creative e vi faccio vedere le cose. Questa torcia è scritta sotto torcia può distruggere torcia. Che vuol dire? Che la può rompere in avventura. Vi chiedere, è impossibile. In avventura non si può mai rompere niente e nessuno. E neanche si possono piazzare i blocchi. Sicuri? Bene, infatti. Cosa posso rompere? Niente, ma se ora vado su questa torcia posso rompere, l'unica cosa che posso rompere sono le torce, con la ta 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 ta, con questa torcia che non, ovviamente col dito non posso, io con questa torcia me l'inquadra, invece col dito no, non l'inquadra, io con la torcia sì, vuol dire che le può rompere. Come si fa? Il comando è molto lungo, vi spiego. Così è una normalissima torcia. Per fare che c'è la magia dovete fare così, così, ok? E ci scrivete can, ok? Place, se lo volete piazzare, se volete piazzarlo, place, trattino basso, on. Se lo volete piazzare sopra, ok? Can, place, on. Invece se lo volete rompere, can destroy, soltanto. Ok, io voglio can destroy perché voglio fare questa torcia. Poi ci dovete mettere questi, questo e questo, ok? E questo. Ci devo scrivere blocks, l'ho sbagliato, blocks, poi così così, aperta quadra, T, credo. Il blocco che si può piazzare sopra, che può rompere, grazie, chiusa parentesi, chiusa questa, chiuso questo, chiudo questo, no, ho sbagliato, forse questo, ora sono per errore, forse questo ci va. È molto difficile questo comando, è apposta perché volevo fare un video. Aspettate, mettiamo un attimo in, metti in pausa, ma non sai mettere in pausa senza voglia. Ciao! Il problema c'è stato. Non l'ho capito per niente. Ora in realtà l'ho capito, il problema era destruire poi delle altre parentesi. Il comando giusto da copiare è questo. Guardate, il can destroy proprio giusto. Vi darà una torcia che si può distruggere blocco d'erba. Perché infatti ho fatto destroy, guardate, in avventura. Ma già dopo sto pama! Cioè, ma ho appena iniziato, devo far vedere. Vabbè. Oppure, invece cambiando can destroy con can place, ok, mettendo anche on perché l'on è importante, vi dirò un'altra cosa, invio, vi darò la torcia, può essere piazzato su blocco d'erba. Per adesso vi dovrete usare la stessa torcia speciale che si fa con il destroy
tipo c'è scritto can destroy, questo qua è aperto, me ne sono scordato, aperto, torch, detto questo, ta. Aspetta, ho sbagliato il comando perché avevo distrutto qualcosa. Non ho capito cosa ho distrutto. Lo rimetto. Quindi così, con qui la torcia. Ah, ecco, non avevo sbagliato il comando, vabbè. Torcia, può distruggere torcia. Grazie a questa qui posso distruggere la torcia. Quindi se ora io piazzo una... Aspetta. In caso... Mi è stanca di farlo ogni volta, darvi la torcia. Cambiare questo è uno con 64 o il numero che le volete, inviare e vedere andare il numero che volete. Quindi ora io le posso mettere. Questa cosa ta. E questa qui, vabbè, sono due, però si possono rifare quanto sono perché sono sempre torce. Funziona questa roba con qualsiasi cosa: blocchi di comando, barriere, blocchi di terra, spade, picconi, asce. Blocchi, lane, fesoie, uovi di animali, qualsiasi cosa si può mettere in questo angolino sotto. Volevo spiegare perché serve per fare custom map e cose del genere. E quindi è molto bello poterlo fare. E poi è molto difficile il comando. E quindi io ve lo volevo così. Volevo insegnarvelo così lo sapete. Il comando è questo, ve lo faccio un po' copiare. Ricordate can place on e invece can destroy non c'è l'on, ma è soltanto il can destroy. E ciao a tutti ragazzi e lasciate pollice in su!